Bentornato Gudier, bentornata. Ora iniziamo l'installazione del tuo sistema operativo, la tua prima installazione. Sei pronto? Sei pronta per iniziare? Via, partiamo. Il tuo disco rigido, come dicevamo, a questo punto è pronto per accogliere il sistema operativo. Come detto nella precedente lezione, installerai Windows 7 nella versione Ultimate. È la più completa tra tutte quelle fornite dalla Microsoft, quella che ha più funzionalità, insomma, ma anche quella più pesante. Ciò per dirti che in alcuni computer non molto performanti o soprattutto per i netbook che non hanno grandi prestazioni può risultare abbastanza pesante l'installazione di questo sistema operativo, nella fattispecie della versione Ultimate. In quest'ultimo caso allora potrai optare per l'acquisto di una versione più leggera, compatibile quindi con l'hardware ad esempio dei netbook. L'installazione comunque ricalca più o meno quella che andremo ad eseguire insieme, anche se c'è da dire che nei netbook non è presente il lettore o masterizzatore CD-DVD, quindi dovrai optare o per aggiungere una periferica esterna oppure installare il sistema operativo da pennetta USB con una specifica versione dedicata. Potrai chiederti, va bene, ma da cosa lo installo? Ma per il momento diciamo che diamo per scontato che tu non debba ripristinare il sistema operativo o con i dischi forniti dal costruttore eventualmente, oppure come normalmente accade oggigiorno, tramite una partizione di ripristino già creata dal costruttore e presente all'interno del disco rigido. Supponiamo invece che tu abbia il DVD originale con il relativo seriale. Quindi prendi il tuo DVD dalla custodia, accendi il computer ed inseriscilo immediatamente nel lettore. Se hai impostato correttamente l'ordine di avvio all'interno del BIOS, inserendo come prima periferica il lettore e successivamente magari l'hard disk, dopo qualche secondo dall'inserimento del DVD all'interno del lettore, si presenterà a vista una scritta in italiano o in inglese come questa, nel quale sarà invitata a premere un qualsiasi tasto per avviare l'installazione da CD o da DVD. Tu naturalmente cosa farai? Premerai qualsiasi tasto per poter dar luogo alla procedura di installazione del sistema operativo. Da questo momento in poi, anche se non è possibile definire con certezza i tempi della durata dell'installazione, ti posso dare un'indicazione di massima che verosimilmente il tempo impiegato si aggirerà tra i 15 e i 30 minuti, quindi tutta la procedura di installazione potrà durare all'incirca 15-30 minuti. Questo dipende però anche dalle prestazioni della macchina e dalla tua esperienza a riguardo. Dopo aver premuto un qualsiasi tasto, avrai una sequenza di schermate, alcune delle quali ti notificheranno ciò che sta eseguendo l'installazione e quindi il sistema operativo, altre invece che necessiteranno un tuo intervento. Proprio nella prima schermata non necessita un tuo intervento, ma verrà notificato semplicemente che Windows sta caricando i file all'interno del tuo disco rigido. Il tuo primo intervento avverrà in questa schermata, nella quale dovrai evidenziare che in queste tre sezioni con il rispettivo menu a tendina compaiono indicazioni riferite all'Italia per quel che riguarda la lingua, per quel che riguarda il formato dell'ora e della valuta e per quel che riguarda il layout della tastiera, ossia il tipo di tastiera. Al termine clicca sul pulsante avanti per proseguire nell'installazione. Successivamente ti verrà data la possibilità di due opzioni. Nel primo caso ti verrà data la possibilità di ripristinare il computer se avesse problemi o ripristinare il computer da un file immagine del sistema operativo, cosa che non eseguiremo adesso ma più avanti. Ora
dovrai cliccare su questo pulsante e proseguire nell'installazione del sistema operativo. Clicca quindi su Installa e partirà l'installazione di Windows 7. Questa schermata appunto ti notificherà che l'avvio dell'installazione di Windows 7 è in corso. Altro intervento avverrà quando si presenterà questa schermata, nella quale dovrai selezionare con un segno di spunta l'accettazione delle condizioni di uso. Scorrendo questo cursore potrai leggere tutte le condizioni concesse nell'uso di Windows 7 e successivamente, cliccando su Avanti, continuerai con l'installazione di Windows 7. In seguito dovrai scegliere il tipo di installazione da eseguire. Mi spiego meglio, potrai o eseguire un aggiornamento di un vecchio sistema operativo di Windows, magari Windows Vista o Windows XP, oppure selezionare un'installazione personalizzata se dovrai eseguire una nuova installazione di Windows 7. Infatti, si presenterà questa schermata nella quale avrai due sezioni. Cliccando su Aggiornamento potrai aggiornare una vecchia versione di Windows a questa nuova versione. Invece ora dovremo installare una nuova installazione di Windows 7, quindi dovrai cliccare su questo pulsante. Non spaventarti se trovi scritto utente esperto. Infatti, arrivato a questo punto, già puoi considerarti abbastanza esperto, anche se non completamente, in quanto già stai eseguendo un'operazione che la maggior parte delle persone non è ancora in grado di eseguire. Come puoi vedere, in questa prima fase verranno caricati dei file dal DVD di Windows 7 all'interno del disco rigido. Questa parte iniziale durerà pochissimi minuti. Al termine comparirà questa schermata che precederà il tuo primo intervento. In questa prima schermata potrai selezionare la lingua dal menu a tendina corrispondente, la data e la valuta e il layout di tastiera, ossia la tastiera, cliccando successivamente su Avanti. Se dovrai ripristinare il tuo computer, clicca su Ripristina. Invece, per installare il sistema operativo, clicca su Installa. Ora partirà quindi l'avvio del programma di installazione di Windows 7. Altro intervento che dovrai eseguire è leggere le condizioni d'uso ed accettarle cliccando su Accetta le condizioni d'uso, dopodiché clicca su Avanti. In questa schermata potrai eseguire due opzioni. Il primo è l'aggiornamento, ossia aggiornare appunto il sistema operativo da una vecchia versione alla nuova versione Windows 7, ad esempio da Windows XP o da Windows Vista, oppure installare una nuova versione, in questo caso personalizzata, di Windows 7, che ti permetterà poi di interagire anche sul disco rigido. Dopo questa schermata darai vita alla tua creatività, in quanto metterai in mani all'interno del disco rigido, nel suo cuore, nella sua partizione. Diciamo che nella condizione iniziale tu avrai una sola partizione, al massimo potrai avere quella di ripristino creata dalla casa madre, ma dato che il tuo disco rigido è nuovo, questa partizione non ce l'avrai. L'avrai nel momento in cui avrai acquistato un notebook, un netbook o un PC già assemblato e fornito con sistema operativo installato. Anche se non è fondamentale per l'installazione stessa del sistema operativo, è indispensabile però per un approccio corretto all'uso dei computer in termini di sicurezza avere anche una partizione dedicata al salvataggio dei propri file. Quindi creerai una partizione per il salvataggio dei tuoi file ed una partizione dove verrà installato il sistema operativo. La partizione dedicata al salvataggio dei tuoi file è determinante per non perdere i tuoi dati importanti.
Allora, nella schermata di gestione dello spazio del disco rigido, che si presenterà più avanti, vedrai evidenziata la situazione delle partizioni del tuo disco rigido. Supponi quindi di aver acquistato, ad esempio, un hard disk da 1 TB, avrai evidenziato una sola partizione da allottare, quindi da formattare, da creare. Considera che circa una decina di gigabyte all'inizio saranno necessari per lo spazio di lavoro di Windows Center, come dicevo all'inizio, perché successivamente questo spazio sarà da incrementare visto i programmi che installerai. Ora, quanti gigabyte vuoi fornire al tuo sistema operativo per il lavoro e per le successive installazioni di programmi necessari a raggiungere i tuoi scopi? Diciamo che all'incirca 30 GB gestiti opportunamente e, mio caro Gudler o mia cara Gudler, un dominatore di computer come te lo saprà fare, dicevo 30 GB sono più che sufficienti. Ma, dato che non siamo avari di spazio ed hai acquistato ad esempio un hard disk da 1 TB e magari mettendoci a riparo da eventuali installazioni tue di programmi pesanti come enciclopedie, direi che potrai scegliere uno spazio di partizione all'incirca di 50 GB e potrai stare sicuro o sicura per qualche anno. Non so se sono stato in grado di farti comprendere che lo spazio da riservare al sistema operativo ed ai programmi che installerai nell'arco dei mesi e dei prossimi anni dell'uso del tuo computer dipende esclusivamente da te, dall'uso che ne farai e soprattutto da come eseguirai la manutenzione ordinaria e straordinaria della tua macchina, che vedremo nel proseguo del percorso. Bene, nella prossima lezione continuerai nell'installazione del sistema operativo creando proprio una partizione e formattandola per l'installazione del sistema operativo. Ora un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e dalla prossima!